Eccomi qua ragazze e ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Come state, ragazzole mie, come state? Eccoci qua, il mio messaggio del giorno per voi. Io sono la vostra Zaira e avanti tutta per fare il nuovo messaggio del giorno per voi, come ogni mattina, ok? Guardate che carte vi ho preparato stamattina, bellissime veramente. Stamattina mi sono svegliata molto ispirata. Allora, io inizio subito. Ragazzole mie, io veramente ogni volta che la mattina mi sveglio e faccio il messaggio del giorno per voi, mi sento veramente felice che comunque voi mi seguite, che mi interagite, che insomma questa mia iniziativa quotidiana, perché ricordo che il messaggio del giorno per voi avviene tutti i santi giorni, festivi inclusi, e quindi diciamo mi sento molto gratificata dal vostro seguito, perché comunque non è scontato un interattivo sempre lo stesso che va tutti i giorni, ed essere seguito è una grande soddisfazione per me. Quindi intanto in primis stamattina mi sento proprio di ringraziarvi, quindi grazie, grazie veramente a tutti quanti voi che mi seguite, veramente vi adoro, avete realizzato così un po' il mio sogno e quindi sono molto felice di interagire con voi. Qua è uscita la carta e la prendiamo. Che altro vi volevo dire? Vi volevo dire che ovviamente, come dico tutte le mattine, ma è un dovere per me farlo perché devo sempre tenere presente che appunto si possono avvicendare persone nuove. Quindi tenete sempre molta cautela nel messaggio del giorno per voi, per la semplice ragione che non può assolutamente essere risuonare su tutte quante voi, tutti quanti voi, perché siete veramente tantissimi. Aspettate un attimo, ragazzi. Eccomi qua, sono tornata da voi. Allora, dicevo, per cui prendete sempre con molta cautela tutti insomma, i responsi, nel senso che non è che i responsi non siano validi, ma non si sa se sono validi per la vostra situazione, anche se a volte ci può essere un'attinenza, una somiglianza, ma sapete, è chiaro che come le persone non sono tutte uguali, manco le storie sono tutte uguali, mi sembra logico, quindi fate sempre molta attenzione, vedete i riscontri. Sapete, io ultimamente l'ho arricchito con quando magari c'è una storia d'amore, che c'è un personaggio o qualcuno così che si evidenzia su una storia d'amore, eccetera. Io, come sapete, faccio sempre l'approfondimento della persona, quindi il carattere, insomma, accenti suoi personali, insomma, vado un po' ad approfondire il personaggio e lo faccio unicamente per accorciare così le... Oh, queste veramente ne sono tantissime, però voglio sceglierne una da queste carte. Vediamo un po', ne prendo una a caso così, ecco. E dicevo, per cui insomma, voi vedete se ci sono i riscontri, poi se ci sono, prendete quello che insomma, se ritenete che è vostro, lasciate stare quello che non è vostro, perché magari c'è solo un piccolo messaggio, un piccolo segnale che vi deve portare a una riflessione, a un punto di scelta, un punto di cioè, no, scelta no, perché non fate scelte con un consulto personale, diciamo, fate solo con un consulto personale eventualmente una scelta, ma con gli interattivi no, proprio per questa ragione che non si sa se risuonano su, insomma, effettivamente su di voi. Però può essere un punto di riflessione, un modo di, così, di constatare una situazione, di avere delle conferme, non lo so, vedete voi. In ogni caso, se vi basta così va benissimo, tanto tutte le mattine io lo faccio, quindi una parola una mattina, una parola un'altra mattina, magari potete così avere un conforto, un suggerimento, un modo di riflessione su una vostra situazione. Se invece vi sentite proprio che questa stesa o una qualsiasi stesa vi appartiene in maniera proprio forte,
Allora io là vi invito ad approfondire con un consulto personale, perché è l'unico modo che avete per essere diciamo, sicuri che si parla di voi. Se volete farlo con me, trovate ovviamente tutti insomma, i passi da fare per contattarmi. Detto questo, io adesso con l'ultima carta che è uscita, voglio farvi l'elenco delle carte per le appassionate, perché poi me le chiedete. Quindi qua abbiamo le Sibille del Danubio, abbiamo gli oracoli dell'amore, abbiamo i Tarot Friend, abbiamo i Unicommon Tarot, gli oracoli dei sogni, abbiamo i tarocchi viceversa, le Sibille, l'oracolo messicano, i messaggi delle fate, e poi abbiamo le carte degli angeli. Allora, scopriamo il tutto. Qui abbiamo la carta del regalo, merita amore, la forza. Abbiamo anche l'eremita. I sogni, qua viene full moon, quindi una bella luna grande, grossa, come dire una luna piena. Poi abbiamo l'otto di coppe, è uscito così, quindi lo giriamo come se quello fosse il suo dietro. Quindi l'otto di coppe, e poi abbiamo la carta degli oracoli, la sfortuna, i messaggi delle fate, è inverno e gli angeli, ahimè, ci dicono momento sbagliato. Vediamo ovviamente perché cosa, Facciamo un attimo il punto della situazione. Scusatemi un attimo, ragazze. Eccomi qua, ragazze. Allora, andiamo ad analizzare un po' questa ascesa. Allora, qui centrale abbiamo l'eremita. Quindi qua c'è una situazione o una persona che si è allontanata, che sta in riflessione, o una situazione che si è messa in stand-by. Scusatemi. Qui è come se questa situazione fosse arrivata al culmine, al completamento, diciamo, no, della situazione, come quando la luna piena arriva al culmine e poi si decresce. Per cui qua sicuramente diciamo che voi meritate, qui c'è la carta del regalo, quindi qua voi ci sta per arrivare un regalo. Qua viene la carta meriti amore, quindi qua voi siete degni di essere amati, quindi qua sta succedendo un qualcosa, regalo, meriti di essere amata. Ho amato, c'è la carta della forza, quindi qua si sta trovando il coraggio di arrivare a una riflessione. Si è arrivato al culmine di una situazione. E qual è questa situazione dove si sta riflettendo e dove si è arrivato al culmine? È una sorta di impantanamento emotivo. Ok, questa carta, vedete, questa carta dell'otto di coppe, che diciamo nella situazione canonica è questa, ve la ricordate? Cioè quando si lascia una situazione diciamo buona, buona, almeno qualcuno che ci vuole bene, però ci si allontana perché non si ha non so, la forza, non si ha amore, ci sono degli impedimenti, quindi si lascia stare perché ci sono decisioni drastiche e c'è una sorta di instabilità. Nel caso in cui è uscita, cioè rigirata, cioè vedete la bambina che guarda le coppe, qua ci si sente incastrati in questo sentimento, c'è cioè un impantanamento emotivo, cioè non sapete che cosa fare, ma siete arrivati al culmine di questa riflessione, perché vi siete resi conto che state passando un momento, qua dice la sfortuna, ma diciamo la sfortuna è, a volte ce la attiriamo noi, come cercando delle chiarificazioni, delle risposte in un momento che è sbagliato, Quindi sapete, quando uno dice mi devo trovare al momento giusto, nel luogo giusto, e avere la persona giusta o la risposta giusta, cose che al momento non ci sono. Però attenzione, qui abbiamo la carta dell'inverno, per cui questa carta ci suggerisce, dice proprio testualmente, le risposte alle tue preghiere e alle tue affermazioni si realizzeranno pienamente nei mesi invernali. Cioè, questo è quello che vi dice questa carta, che sono i messaggi magici delle fate.
Quindi qua in inverno, ragazze, siamo, diciamo, alle porte dell'inverno, perché siamo in autunno, però in realtà ci avviciniamo all'inverno. Quindi qua nei mesi invernali voi queste preghiere, queste risposte, questo regalo, questa situazione che voi state tenendo, no? Perché qua anche la forza, avete questa forza interiore comunque il coraggio di ancora crederci oppure lottare, oppure, come dire, la riflessione vi sta portando a un culmine di un qualcosa che poi lì per forza ci deve essere un'evoluzione, perché anche le cose peggiori, diciamo così, quando si arriva al culmine, si tocca il fondo, poi c'è solo la risalita per una legge proprio karmica, dharmica e di ogni situazione vogliamo analizzare. Quindi io qua vedo che voi state passando un periodo, un momento sbagliato, un po' di disavventure riguardo a una decisione, più che una decisione, vi sentite impantanate in questa situazione emotiva, che non va avanti, non va indietro, sembra così statica. Il momento è sbagliato, la situazione non evolve, però sia l'eremita, la luna piena, la forza, il regalo e meriti amore, qua qualcosa succederà, e quando succederà in inverno. E cosa voi mi direte, Zaira, ma che cosa succede? Beh, se voi avete così un regalo, è per stabilito per voi che ci sarà un regalo, e che sei degna o degno di essere amato, qua merita amore, e c'è la carta della forza, il magnetismo, la forza di volontà, l'attaccamento, quello che c'è tra voi e una persona è molto molto forte, e quindi basta trovare il coraggio di assumersi delle responsabilità, oppure di capire, oppure di fare qualsiasi scelta, ma purché sia una scelta, perché a volte anche una scelta che non è a nostro, diciamo, favore, nel senso magari non è quella che noi ci aspettiamo, ma anche un rifiuto, ma drastico, ci porta comunque a chiudere il libro e andare avanti. Ma cosa peggiore non c'è quando si rimane così, vedete, a guardare. I mesi passano, i giorni passano, magari a volte anche gli anni, e non si trova una risposta. Quindi questa risposta per voi ci sarà presto e ci sarà nei prossimi mesi invernali. Ora, ovviamente, come facciamo ultimamente, che penso che vi piaccia, perché insomma me lo dite e io continuo, andiamo a vedere un po', perché diciamo qui un personaggio maschile ce l'abbiamo, un eremita che si allontana, una situazione. Comunque anche questa carta, vedete, ci parla di qualcuno che si allontana, quindi insomma abbiamo una situazione. Allora andiamo a vedere. Scusatemi, questi miei capelli vanno dappertutto. Allora andiamo a vedere un po', vediamo chi potrebbe essere. Accorciamo un po' le distanze, vediamo questa persona di cui ci parla questo interattivo. Andiamo a vedere un po' che chi potrebbe essere, insomma, quale aspetto potrebbe avere. Qua abbiamo Harry settimo. Ovviamente è un 5 di picche, quindi ci parla di un 5 di spade. Allora, intanto qua questo personaggio, in questo sono riuscita a fare la ricerca, perché alcuni l'ho fatte, e qua si parla di una persona molto tenace, un po' strategico e anche per certi aspetti umile. Ovviamente il 5 di picche corrisponde al 5 di spade. Il 5 di spade è una carta di gravi conflitti, è una carta di una persona combattiva che a causa di questa probabilmente sua strategia può crearsi dei nemici o può fare del male o farsi del male a se stesso a secondo delle situazioni che sceglie. Quindi questa è una persona che anche per come è uscito per questo 5 di spade, perché no, potrebbe fare parte anche dei segni di aria, quindi appartenere ai segni della Bilancia, Gemelli, Acquario. Poi qui con l'eremita abbiamo anche l'aspetto del Capricorno. Vediamo ancora qualche altro aspetto, diciamo, della personalità. Vediamo qui. Viene fuori la carta che è un romantico. È anche molto orgoglioso come persona.
Andiamo a vedere ancora qualche altro aspetto di questo personaggio. Vediamo un po'. È uscita quest'altra carta. Andiamo a vedere. Ama la solitudine. Questo non ne avevo dubbio, perché comunque con l'eremita abbiamo qui una persona che si isola quando c'è da risolvere delle situazioni inerenti alle sue indecisioni. Poi abbiamo, è una persona comunque anche allegra, dalla battuta pronta, quindi comunque una persona che sa essere anche un simpaticone ed è generoso e buono. Quindi diciamo che tutta più, a parte il fatto che è orgoglioso, ci sono tutte, diciamo, situazioni positive. Però adesso andiamo un po' più sul pesante, andiamo a vedere un po' proprio gli aspetti, quelli che lui un po' nasconde, diciamo più, diciamo, nascosti della sua personalità con le carte dei pianeti. Quindi vediamo un po' se casualmente a quale pianeta, diciamo, viene lui accostato questa personalità. Prendiamo una carta così a caso e viene il pianeta il Sole. Quindi qua è una persona orgogliosa, è una persona ostinata, è una persona molto ambiziosa, anche impulsiva, ha delle situazioni anche di, come dire, di problemi risolti, riesce a risolvere i problemi che crea con delle situazioni d'amore, perché è una persona che ha molto successo in amore, perché comunque il sole, vedete com'è bello quest'uomo, no? Insomma, il sole è una carta positiva, però questa persona è anche un po' egoista, quindi fate attenzione, e può creare indipendenza, può creare dipendenza, perché lui è una persona molto indipendente. E quindi quando una persona un po' ci sfugge, no, in qualche modo noi poi ci attacchiamo sempre di più. Quindi è una persona che ha molto successo in amore, è una persona che comunque poi, una volta che riesce a lavorare sui problemi, li risolve, perché comunque è sempre la carta della chiarezza, il sole, della sincerità, e quindi poi è anche una persona appunto sincera. E se si parla di amore, comunque questa persona, anche se non lo dimostra, anche se non lo dà a vedere, però può avere anche un amore sincero nei riguardi della boss in questo caso. Allora andiamo a vedere, quindi abbiamo preso la personalità, abbiamo preso quelle, dove non ci tocca altro che prendere qua quelle dei segni. Quindi ragazze, mi raccomando, in inverno ci sono le risposte alle vostre preghiere, avrete un regalo perché voi meritate amore. Ora magari tante potreste venire a dire: Zaira, ma io questo qua l'ho lasciato 20 anni fa, faccio un esempio, non ne posso più, meglio che se n'è andato. Allora, quando succede per quelli che hanno una situazione che non hanno nessuna intenzione di portarla più avanti, questo messaggio ovviamente non è per voi. Per voi sarà che evidentemente voi, dopo che avete passato quello che avete passato con questa persona, finalmente vi giunge un'altra persona, un amore sincero, perché qua insomma che si parla proprio del passato, non è detto che sia una persona del passato, può essere una persona che state frequentando adesso, oppure una del passato, o anche, perché no, una persona che dovete conoscere. Ovviamente, se, ripeto, non aspettate nessuno che vi aggrada del passato, sarà una persona nuova. Se ha degli aspetti di qualcuno del passato, probabilmente potrebbe anche essere che parla un po' di questa situazione del passato, però il vostro regalo e la vostra realizzazione, poi bisogna anche vedere voi quale preghiere fate, no? Perché qua la carta dice le risposte alle tue preghiere. Se voi pregate che questa persona se ne vada dalla vostra vita, ecco che ne viene una nuova. Se voi pregate che questa persona del passato deve ritornare cambiata, ecco che questa è la vostra preghiera. Insomma, questo vi serve, ve lo dico, perché vi deve servire a farvi calzare un po' la situazione a seconda della vostra situazione. Perché una carta significa tante cose, parliamo sempre di interattivi collettivi. Primo segno, bilancia. E questo l'avevo già detto con questa carta, ricordate? Quindi bilancia c'è, metto anche il Capricorno, esce pure il Sagittario. Abbiamo anche l'Acquario, quindi segni di aria, sono già usciti due, abbiamo Toro, segni di terra,
Abbiamo anche Vergine, quindi due segni di terra, due di aria e adesso due Leone e Sagittario anche di fuoco. Ecco qua che compare lo Scorpione, quindi si parla anche di segni di acqua e qua neanche a farlo apposta abbiamo praticamente 1, 2, 3, 4, tutti e quattro gli elementi sotto questi segni. Prendiamo l'ultima, Gemelli, quindi c'è proprio sul, diciamo, segno di aria c'è quasi tutta le tre carte. Comunque, questi sono i segni o gli ascendenti che potrebbe avere questa persona o voi, perché no, di questa ascesa. Ragazze, io vi ringrazio come sempre di essere stati con me fino alla fine. Vi do ovviamente appuntamento a domani, non mancate, mi raccomando, reagite positivamente con un like. Se vi va di iscrivervi al canale e seguirmi in modo da avere così la notifica di tutto quello che io faccio, iscrivetevi e attivate la campanella che non vi sfuggirà mai un mio interattivo. Un bacio e un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!